Sì, va bene, ma insomma tu stai in guerra da tutte intenzioni, ma di pratico, nel breve, che succede? La prima cosa che verrà fatta adesso la sovrintendenza, a quanto ci ha riferito, inizierà ovviamente un contatto formale con l'amministrazione e speriamo sia un contatto incalzante, in quanto nel corso dei decenni ci sono stati sicuramente altri episodi di contatto, ma vediamo, tutti constatiamo che non è poi successo nulla. E quello che verrà fatto è la seguente cosa. Verrà intimato al comune di Frascati di riparare e ripristinare tutto quello che era secondo progetto. Questo sicuramente sarà una spesa ingente per il comune. Non sappiamo adesso, con tutti quanti i problemi di cassa e le spese effettuate in maniera un po' così alla carlona del comune di Frascati, se riusciranno a trovare i fondi. In caso non riuscissero a trovare i fondi, il ministero si sostituirà al comune di Frascati. Però ovviamente tutto quanto quello che verrà speso poi verrà richiesto al comune di Frascati e quindi Amen. ci sarà una procedura in cui, in caso il ministero dovesse effettuare dei Diciamo che lavori, il comune coattiva Frascati, verso la tesoreria del comune di ecco, si Frascati, anche troverà indebitato verso il verso il ministero. Quindi andrà pure ministero. questo sopra il bilancio. E certo, Amen. ma questo è un bene comunque che di valenza comunque assoluta per il comune di Frascati. È il fiore all'occhiello, insieme a Villa Dobrandini, quando una persona parla di Frascati, parla anche del parco di Villa Ma Torlonia. tutti quei soldi che stanno spendendo sul muro di Via Pensa, ma tutti Allora, sottoterra. quanto deciso dall'assessore Paoletti, dell'ex assessore Paoletti, risulta mistero, penso anche all'ex assessore Paoletti. Io non so veramente giudicare l'azione amministrativa di questa Ma lì amministrazione non che è c'entra Paoletti, inconcludente. lì l'addetto a quel lavoro a Via Regina Margherita è Franco Posa. È lui che ha la delega, Molti no? parlano di questo regista occulto, però io ovviamente mi riferisco sempre all'assessore che era ai lavori pubblici, adesso Frascati non ha l'assessore ai lavori pubblici, ma l'ultimo in ordine di tempo è Era comunque Paoletti. Paoletti. E io francamente per quello l'azione amministrativa del Comune di Frascati a me e a molti altri cittadini è completamente Ma lei lo sa incomprensibile. che stanno facendo lì sotto? Sì, lì dovrebbe sorgere il Museo del Vino, dovrebbe Ah, sorgere tanti un altro museo. tanti bei progetti, il problema è che poi Frascati non ha i fondi per gestirli, cioè facciamo l'inaugurazione, ma poi non abbiamo i soldi per la Ecco, manutenzione. esatto. E Facciamo rimaniamo sempre il comune dello come la spot. messa in sicurezza di questa villa. Mettiamo le telecamere, mettiamo le luci, poi non funzionano le luci, non funzionano le Non funziona telecamere, neanche l'acqua perché quando è neanche arrivata. l'acqua. Perché vorrei sottolineare che le aiuole avevano un sistema di Idrico idrico, di innaffiamento che adesso a causa di lavori malfatti è stato danneggiato che in maniera è il irreparabile. buon governo del Questo è Messere. buon governo del Messere, le emozioni che continuano Sì, dalla vecchia la giunta terza Posa. emozione. Speriamo che non ce ne sia una quarta, anche perché sennò veramente i ruderi in fiamme troviamo. Ecco, Di Tommaso, non ti candidare, finiamola qua. Basta, stop, fallo.